trasmettiamo i programmi dell'Accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Bentrovati al consueto appuntamento con il Corecom Piemonte. Io sono Alessia Caserio, vicepresidente del Corecom, e qui accanto a me c'è il commissario Marco Briamonte. Quest'oggi vi vorrei parlare del ruolo del Corecom rispetto alla par condicio. In ogni tornata elettorale si sente parlare di par condicio, ma che cosa significa esattamente? Par condicio deriva dal latino e vuol dire parità di trattamento o parità di condizioni. Quando si usa questa espressione con riferimento ai mezzi di comunicazione, si intende quel complesso di criteri che vengono previsti dalla legge numero 28 del 2000, a cui i mezzi di comunicazione devono attenersi al fine di poter garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici relativamente all'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica. La par condicio, peraltro, disciplina anche le comunicazioni delle amministrazioni pubbliche nel periodo elettorale. In questo contesto, i Corecom regionali svolgono un ruolo estremamente delicato perché sono chiamati a vigilare sulla corretta applicazione della normativa per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive locali, segnalando eventuali violazioni anche con riferimento agli obblighi di informazione e alle comunicazioni politiche. In questo contesto, nello specifico, il Corecom Piemonte, durante il periodo elettorale, al fine di espletare al meglio il proprio potere di vigilanza, chiede alle TV locali copia dei palinsesti dei loro programmi di informazione e di comunicazione politica. Allo stesso modo, il Corecom, in occasione delle consultazioni elettorali delle pubbliche amministrazioni, sovrintende all'organizzazione delle tribune elettorali che devono necessariamente essere messe in onda da parte del canale regionale RAI, e così come ancora svolge un'attività di supervisione per quanto riguarda i siti istituzionali e in generale tutte le comunicazioni che eventualmente potrebbero andare a violare il principio di impersonalità delle comunicazioni politiche. Ovviamente in qualsiasi caso il Corecom dovesse riscontrare delle irregolarità, le segnala prontamente ad Agicom al fine di poter ristabilire al più presto l'equilibrio richiesto. Con questo ho concluso e lascio la parola al commissario Briamonte. Bentrovati, io in questa occasione vorrei parlarvi del motivo per cui siamo qui. Sostanzialmente una delle funzioni precipue del Corecom è proprio l'organizzazione delle trasmissioni e dei programmi per l'accesso. In virtù di una legge del 1975 è stato stipulato un protocollo d'intesa con la RAI proprio per consentire la realizzazione di queste trasmissioni, dei programmi dell'accesso. I programmi dell'accesso sono aperti a tutti gli enti, le associazioni, i movimenti, i partiti politici che abbiano comunque una rilevanza politica, sociale, religiosa, etnica, linguistica o comunque una funzione particolarmente rilevante da un punto di vista sociale, consente loro appunto di promuoversi e di spiegare alla cittadinanza qual è la loro funzione. In particolare questi enti devono avere o una sede almeno secondaria nella regione o comunque promuovere attività relative al territorio o alla cittadinanza della regione. Per poter partecipare a queste trasmissioni è necessario formulare una domanda in base ad un bando che viene pubblicato trimestralmente proprio dal Corecom, che così raccoglie le domande, disamina la sussistenza dei requisiti per poter partecipare a queste trasmissioni, attribuisce un punteggio alle singole domande, in modo che viene poi stilata una classifica in base alla quale vengono ammessi a partecipare tutti questi soggetti alle trasmissioni appunto di cui stiamo parlando. Trasmissioni che vengono poi messe in onda il sabato, della durata complessiva, scusate, di 30 minuti in televisione, di 20 minuti in radio,
e ogni soggetto ha a disposizione 4 minuti e 50 appunto per poter promuovere se stesso e spiegare alla cittadinanza qual è il proprio ruolo e la propria funzione. Quindi l'invito è di cogliere questa opportunità per tutti gli enti, le associazioni, le organizzazioni che lo desiderano, proprio per fare in modo che anche la cittadinanza venga resa edotta di tutti questi argomenti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima occasione. Benvenuti a questo speciale Dentro la Salute dedicato al sociale Focus Piemonte. Abbiamo con noi Alessandro Stecco, presidente 4a Commissione Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani, Regione Piemonte. Presidente, a dicembre avete approvato la legge su odontoiatria solidale. Ci spiega meglio di cosa si tratta e quali sono le ripercussioni per i cittadini piemontesi? Tanto grazie della domanda, buongiorno a tutti. Sì, abbiamo approvato una legge innovativa, siamo tra le prime regioni ad aver pensato che l'odontoiatria a supporto delle fasce deboli e fragili possa essere svolta oltre che negli ambulatori esterni dove il terzo settore è già operativo, in determinate situazioni dove ci sono appunto delle strutture con il supporto del volontariato, del terzo settore, delle organizzazioni dove ci si prende cura, no, di chi non ha possibilità di fare le cure dentarie, di occuparsi della propria igiene a livello dentario, a livello anche protesico, a livello delle, perché come sapete una gran parte delle cure dentarie oggi appunto o la persona è in grado in questo momento in Italia di pagarsele privatamente o di solito è una delle voci a cui purtroppo le fasce più deboli della popolazione rinunciano, portando ovviamente delle problematiche che sono quelle sia di prevenzione delle infezioni, ma piuttosto anche possa essere la possibilità di avere una dentatura, una masticazione e quindi un'alimentazione corretta poi quando si è più anziani. Ecco, per dare una mano in questo momento difficile abbiamo ipotizzato e messo in legge la possibilità di aprire le odontoiatrie degli ospedali che già ci sono nelle ASL piemontesi anche al pomeriggio utilizzando al volontariato che possa entrare in ospedale. Sentiamo parlare di Azienda Zero. Ci spiega, Presidente, di cosa si tratta e quali sono i benefici di questa nuova struttura? Azienda Zero è quella che noi definiamo un'azienda primus inter pares, cioè un'azienda tra le aziende sanitarie che si occupa di fare da partner, supporto, coordinamento, ed è uno strumento dell'assessorato alla sanità che permette di dialogare con le aziende sanitarie con lo stesso linguaggio, sugli stessi campi, su molti ambiti di applicazione. Quali sono gli ambiti in cui questa super azienda, che ripeto è un'azienda di collegamento e di monitoraggio e di coordinamento delle attività delle aziende sanitarie, quali sono queste attività che sono di interesse strategico per la regione? Ma sono tante, ora non sto a fare un elenco, però faccio degli esempi. Gli esempi sono chiaramente l'efficientamento in quello che è la parte della logistica, in ambito del farmaco, ovviamente quello che riguarda la telemedicina, un campo di estrema espansione che ha bisogno di non essere lasciata a singole aziende, tra virgolette, con progettualità in qualche modo solo locali, ma ha bisogno anche di una regia regionale sovraaziendale. Quindi lo scopo è questo, è quello di garantire efficientamento, un monitoraggio, un coordinamento, la possibilità quindi di andare e portare la sanità piemontese a un livello di dinamicità e di risposta in tempo più puntuale alle tematiche emergenti su tante funzioni strategiche. Grazie Presidente per il tempo che ci ha dedicato e per queste informazioni preziose e un buon proseguimento a tutti.
Bullo o bullizzato? Per alcuni questa domanda è ormai scontata, ma in realtà, secondo una ricerca dell'Università di Oxford, un minore con disabilità su 3 è vittima di bullismo. Questa ricerca è confermata dal Piemonte, dove una persona su 4 è vittima di bullismo per la sua disabilità o per il suo orientamento sessuale. Ora andiamo a vedere coi ragazzi dell'Università di Torino se hanno mai assistito o sono mai stati vittime di bullismo. No. Nessuno dei due? Nessuno dei due. Allora, sono stato entrambi, direi, alle medie però. Alle scuole medie, in collegio in Inghilterra, quando c'erano ancora le punizioni corporali, quindi non ci si bullizzava perché ci pensavano già i preside. Non sono mai stato né bullo né bullizzato. No, né bulla né bullizzata, più che altro magari di rimbalzo, diciamo, okay. Che magari aiutavo e di conseguenza venivo presa in giro, ma mai direttamente. Sì, ho assistito a scene di bullismo e ho fatto la cosa che non si dovrebbe fare, cioè far finta di niente. Tutte basate più che altro magari su appunto magari ragazzi disabili che non si possono difendere da soli. E invece lei ha mai assistito a scene di bullismo su persone con disabilità anche da professore o nella sua carriera? No, fortunatamente no. Quello mai, anche perché non ho avuto mai a che fare, diciamo, con ragazzi nella scuola che soffrissero di una qualche disabilità. Un compagno di classe alle medie ed era appunto la persona diversa, ma noi la vedevamo come una persona diversa in senso positivo perché era sia autistico ma aveva l'orecchio assoluto, faceva dei calcoli matematici che noi persone normali non potevamo fare. Far sì che la diversità sia parte integrante della normalità. Nel momento in cui sei bullizzato no, devi essere tu a prendere parte in una situazione esterna e vedere che c'è un'ingiustizia che sta avvenendo e anche aiutare il bullo. Perché vuol dire che anche lui ha una sofferenza. Anche lui sta soffrendo sicuramente. Bentrovati geometri, bentrovati ascoltatori, sono onorata di partecipare a questa trasmissione. Mi presento, sono il geometra Luisa Roccia e sono presidente del Collegio Geometri di Torino e Provincia, che ha sede in via Toselli 1 a Torino. Il Collegio dei Geometri ha il compito della tenuta dell'albo. Siamo 3.200 iscritti tra Torino e Provincia, liberi professionisti, che hanno la possibilità appunto di esercitare questa professione storica. Ma non solo il Collegio dei Geometri ha il compito della tenuta dell'albo, ma anche ha il compito di tenere iscritti i praticanti, cioè coloro che in futuro decideranno, dopo aver sostenuto l'esame, aver fatto il praticantato, di diventare liberi professionisti. Sono in questo momento 300 diplomati CAT che possono accedere a novembre a dare appunto l'esame di Stato. Diplomato CAT è un diplomato geometra. Famiglie, questo mi rivolgo veramente alle vostre famiglie, il CAT è l'acronimo di costruzione, ambiente e territorio, quindi l'ex istituto dei geometri. Pertanto comunico a tutti che il geometra, l'istituto tecnico, esiste ancora, semplicemente si chiama CAT. La possibilità che questo diploma ci dà è quello di frequentare 18 mesi di praticantato presso lo studio di un professionista e la possibilità immediata di dare l'esame di Stato per poi accedere immediatamente al mondo del lavoro. Non tutte le professioni danno questa possibilità, quindi valutate dopo la terza media di fare questa scelta. Un diplomato CAT in questo momento ha, tra l'altro, con l'avvento del super bonus, la possibilità veramente di o fare un corso da 308 ore che sempre si frequenta presso il Collegio dei Geometri, oppure, come abbiamo detto prima, frequentare per 18 mesi lo studio di un professionista, c'ha la possibilità di aprirsi uno studio. In questo momento la forma associativa è particolarmente la scelta più giusta, proprio perché con l'avvento del super bonus ci ha dato delle possibilità e delle specializzazioni sempre più all'avanguardia. Non immaginiamoci più il geometra seduto ad un tecnigrafo con le squadrette, anzi in questo momento il geometra deve assolutamente stare al passo con i tempi, quindi è dotato di droni,
è dotato di laser scanner, è dotato di stazioni totali. Dobbiamo assolutamente stare al passo con i laureati e quindi, soprattutto in ambito ultimamente agricolo, droni e laser scanner sono diventati particolarmente importanti e già questi li impariamo ad utilizzare nell'istituto ex geometra CAT. Il superbonus ci ha dato la possibilità di diventare esperti in estimo, dobbiamo fare i computi metrici, la possibilità che già a scuola ci insegnano questa materia, quindi importantissimo fare anche questa scelta proprio perché il mondo del lavoro in questo momento ci dà delle possibilità. Il geometra inoltre, come Collegio dei Geometri, siamo promotori insieme ad altre categorie professionali di un servizio che si chiama il Geometra Risponde. Lo facciamo nelle biblioteche civiche del Comune di Torino e per adesso siamo su Torino, dove diamo la possibilità a tutti quanti i cittadini di porre un qualunque quesito di tipo tecnico per poter poi in una prima consulenza dare una risposta. E la signora Maria, diciamo che in questo momento frequenta le biblioteche civiche, ha come problematica, diciamo percentualmente, quella sul condominio. Il geometra assolutamente in questa materia è specialista. Ricordo a tutti quindi, famiglie, iscrivete i vostri ragazzi al CAT perché il geometra esiste. Frequentate, se volete, la nostra sede in modo da vedere dove siamo e soprattutto per i ragazzi giovani frequentate e insomma guardate i nostri social, sia Facebook, i canali social Facebook e Instagram, che vi permetteranno di rimanere aggiornati su tutte le iniziative rivolte anche ai giovani per voi. Bentrovate e bentrovati, sono Dario Bonsignorio di UNI, l'ente italiano di normazione, e sono qui per parlare di un tema importante che tocca la vita di tutti noi. Parliamo di accessibilità e in particolare di accessibilità degli ascensori. Lo facciamo con Fabio Rossi, funzionario tecnico di UNI. Buongiorno Fabio. Innanzitutto, l'accesso e l'uso sicuro e indipendente degli ascensori da parte di tutte le persone, comprese quelle con disabilità, deve essere garantito. Lo è in che modo? La domanda è molto ampia e potrebbe avere molte risposte. Partiamo però da un dato generale. L'Italia è il secondo paese a livello mondiale per numero di ascensori, con quasi 1 milione di impianti che ogni giorno effettuano quasi 100 milioni di corse. Quindi oltre il 70% degli ascensori in servizio nel nostro paese, tuttavia, è in funzione da più di 20 anni, quasi il 50% ne ha compiuti 30 o più. Questo fa capire quanto il tema sia rilevante in primis per il legislatore, che richiede superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e in quelli aperti al pubblico. Insomma, quello del superamento delle barriere architettoniche è un tema che ha a che fare con la nostra libertà sostanziale. Poi si tratta di calare nella realtà concreta tali principi perché non rimangano lettera morta. E qui entrano in campo anche le norme tecniche. Beh, ma certamente. Le norme tecniche sono un più che valido e a volte indispensabile supporto al legislatore. Quando parliamo di accessibilità degli ascensori, il riferimento principale non può che essere la norma UNI N8170, la cui ultima edizione risale a luglio del 2022. Parliamo quindi di una norma europea che individua quelli che sono i pericoli significativi relativi allo scivolamento, all'inciampo o alla caduta, o quelli ergonomici dovuti all'accesso o alla progettazione. La norma tratta questi aspetti così diversi definendo le dimensioni degli ingressi delle cabine, il tempo di apertura delle porte, che in questo caso, se non ricordo male, dovrebbe essere di non meno di 6 secondi, la dimensione della cabina stessa, specificando ad esempio gli spazi da lasciare liberi per la rotazione della sedia a rotelle, o la necessità di eliminare un qualsiasi dislivello scalino in entrata o uscita della cabina. O ancora le caratteristiche del corrimano che deve essere installato nella parete di cabina dove è posta la pulsantiera, così come i requisiti dei pulsanti di selezione dei piani, per cui l'altezza dei numeri deve essere di dimensioni ben precise. La norma peraltro fornisce anche i requisiti acustici e visivi che devono essere soddisfatti. Prima hai citato il legislatore, ma appunto qual è la situazione in Italia a livello legislativo?
In Italia, oltre al testo unico in materia di edilizia, abbiamo il DM236 dell'89 che regola l'accessibilità degli ascensori e che quindi tratta direttamente la materia. L'auspicio per il futuro è ovviamente che il legislatore riconosca l'importanza della normazione tecnica e del rifarsi ai documenti tecnici scritti dagli esperti di settore e che quindi si possa creare una collaborazione con la normazione, cosa che tra l'altro già avviene per molti altri settori. Inoltre non dobbiamo mai dimenticare che la mobilità è un diritto che va garantito a tutti e che la diversità non riguarda solo le persone con disabilità fisica in senso stretto, ma coinvolge ad esempio anche le disabilità sensoriali, le persone anziane o le donne in gravidanza e così via. Per questo motivo l'accessibilità dovrebbe essere sempre garantita. Grazie Fabio, ricordo che per saperne di più sulle attività di Uni e sulle norme tecniche potete consultare il nostro sito internet all'indirizzo www.uni.com. Vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.